di Sana per Big Sanax e questa è una delle novità di settembre, ovvero un video che conterrà solo curiosità riguardanti un film, che vi faranno vedere quel film sotto tutto un altro aspetto. Ho deciso di iniziare col botto, un film che sicuramente avete visto quest'estate perché lo fanno tutte le estati, Dirty Dancing. Io adoro Dirty Dancing, l'avrò visto un triliardo di volte da quando ho tipo 8 anni. Nessuno mette Barbie Xanax in un angolo. Facciamo una piccola introduzione. Dirty Dancing quest'anno compie 27 anni. Prima curiosità, io non lo sapevo, ma i due protagonisti, Jennifer Grey e Patrick Swayze, in realtà si odiavano letteralmente. Si erano conosciuti in un progetto precedente, Red Dawn, mai sentito, non ho la più pallida idea di che cosa sia, però già da lì si odiavano. Immagino quanto erano felici di lavorare di nuovo insieme. Wow! Seconda curiosità, questa riguarda la sceneggiatrice. Uno degli sponsor, la Clerasil, ovvero quella marca per togliere i brufoli dalla faccia, chiese alla sceneggiatrice di togliere la parte riguardante l'aborto nella sceneggiatura. Se l'avesse tolta sarebbero rimasti come sponsor, ovvero avrebbero dato soldi al film. Lei non l'ha tolta e quindi niente soldi al film. E per me ha fatto bene, brava Eleanor. Iniziamo con le curiosità un pochino più corpose. Dirty Dancing inizialmente è stato odiato da tutti. Come sapete in America fanno poco prima che esca un film delle proiezioni, sia per la stampa e sia ad un pubblico preso un pochino a caso. Vedono un po' come è andato il film e poi decidono se farlo uscire e cambiare il finale, come è successo per molti film, oppure sotterrarlo nel deserto e cose simili. Questo film alla proiezione andò malissimo. Il pubblico e i critici lo stroncarono letteralmente, che addirittura si pensò di farlo uscire direttamente in VHS senza neppure farlo passare per il cinema. Fortunatamente hanno deciso di non fare così e fu un successo mondiale. Corse per l'Oscar, tantissimi Grammy ed è diventato un film iconico. Quarta curiosità, il titolo del film Dirty Dancing è stato creato molto prima del film stesso. Nel 1980 la sceneggiatrice e la produttrice dell'MGM stavano a pranzo fuori. Stavano discutendo di un po' di idee per un film e a un certo punto la produttrice dice: beh, Eleanor cara, parlami un pochino di te. Lei si mette a raccontare gli affari suoi. Sono nata a Brooklyn, mio padre è un dottore, ero in un quartiere malfamato e appena potevo sorpassavo i binari per andare a ballare i Dirty Dancing, i balli proibiti. I balli latini dove ti strusci così. Detto così per noi in parole povere. La produttrice coglie subito la cosa e fa: questo è un titolo da milioni di dollari. Così hanno deciso che il film si chiamasse Dirty Dancing prima ancora di capire di che cosa parlasse quella storia. E in quel pranzo fu inventato il personaggio di Johnny Castle. La produttrice allora chiede alla sceneggiatrice: beh, ma allora parlami un po' dei tuoi ex partner di ballo. E lei dice una cosa molto rincuorante: sono tutti in carcere o fuori sulla parola. Insomma, era un bel quartiere quello di Eleanor. Siamo arrivati alla quinta curiosità, che sicuramente non sapete. Il film, come sapete, è ambientato in estate, stanno tutti in vacanza, vedete tutto verdeggiante, eccetera, eccetera. Però il film è stato girato all'inizio d'autunno, in ottobre, e lì tutto era secco. Però noi lo vediamo verde nel film. Cosa è successo? Gli scenografi del film hanno dipinto con la vernice verde tutte le foglie che noi vediamo. È descritto come quello che vediamo noi tutto verde e tutto intorno la radura è letteralmente marrone e ammosciata. Lo scenografo però è rimasto particolarmente colpito da una cosa, non so perché, ovvero di quanto rimorchiasse Patrick Swayze lì nella cittadina. Però ha detto che più di lui ha rimorchiato Matthew Broderick, era all'epoca il personaggio di Jennifer Grey. Personaggio, il fidanzato. Sesta curiosità. Vi ricordate la scena del lago dove loro si tuffano e si rituffano? Se vi ricordate bene, non ci sono i primi piani e c'è un motivo. Essendo in autunno, l'acqua era gelida. Non hanno potuto fare dei primi piani ravvicinati agli attori perché avevano le labbra blu per quanto fosse fredda l'acqua. Patrick Swayze ha detto che nonostante fosse molto molto magra Jennifer Grey, per tirarla su ogni volta lui un pochino si è riscaldato, lei però no. Siamo arrivati al punto 7, ovvero una confessione che distruggerà il cuore di tutti noi fan di Dirty Dancing. Patrick Swayze ha detto che odiava e non voleva quasi dire la battuta: nessuno mette Baby in un angolo. Lui ha fatto del suo meglio per tentare dargli il tono iconico. Ha detto che quando ha visto tutto il film aveva un suo senso, però lui inizialmente la odiava, cioè va a cagare. Alla fine ci si è affezionato anche lui e quando si è purtroppo ammalato di cancro, per rassicurare i suoi amici, ha detto che nessuno avrebbe messo il pancreas di Patrick Swayze in un angolo. Siamo arrivati al punto 8. Jennifer Grey aveva paurissima di fare la presa dell'angelo. Io vi devo confessare che durante le mie scuole superiori abbiamo passato ore e ore di inglese a rifare la presa dell'angelo e a rifare il musical di Grease in classe. Ecco. Jennifer Grey era
spaventatissima di fare questa presa. Infatti si rifiutò di farla in tutte le prove. Quella che vediamo noi nel finale del film è la prima volta che lo fa. Io sinceramente questa cosa non l'ho capita. Io mi sarei più fidata di farla in vari materassini in palestra, eccetera eccetera, però non così da nulla, con i vestiti di scena scomodi, con le scarpette col tacco, che se sbagli magari viene anche ripreso e vedi te che cadi con la faccia per terra. Insomma, siamo arrivati quasi alla fine, vi giuro, il punto 10 sarà una cosa che vi farà vedere Dirty Dancing sotto tutto un altro aspetto e vi sconvolgerà, vi toglierà l'innocenza. Siamo arrivati al punto 9. Purtroppo l'hotel dove è stato ambientato il film è stato distrutto pochi anni fa. Un'altra cosa sfortunata è successa all'attrice. Lei, come avete visto, ha un naso un pochino particolare, importante. Dopo il film, dopo il successo, si fa rifare il naso e lì nessuno la riconosce ai casting e quindi si è stroncata da sola la carriera. Così tanto stroncata che addirittura ha dovuto interpretare in una serie TV la parte di un'attrice che si era rifatta e nessuno la riconosceva. Una poracciata in piena regola proprio. Arriviamo al punto 10. Il punto 10 mi ha rubato l'infanzia. Vi lascerò qui sotto il link perché dovete vedere una delle scene tagliate da Dirty Dancing, che è una cosa spaventosa. È una scena tagliata molto hot, molto, oh mio Dio, sto vedendo i miei genitori che si baciano, ed è una cosa terrificante, è molto sexy, però quel sexy che ti fa sentire a disagio. Io ve lo dico, questa è stata praticamente la mia scena primaria. Dopo non riuscirete più a vedere Dirty Dancing alla stessa maniera, ve lo giuro. Fatemi sapere le vostre impressioni, soprattutto sull'ultimo punto. Spero che vi piaccia questa piccola idea, grazie mille per aver visto questo video e ciao! Nessuno mette i poracci nell'angolo.